Nome? Non glielo posso dire. Nicola. Cognome? Non parlo senza la presenza del mio avvocato, Ulivieri. Professione? È complicato. Mi occupo di case, ma non sono un agente immobiliare. Mi occupo di arte, ma non sono un collezionista. Mi occupo di evasione, ma non sono un animatore. Cantante lirico. Stato civile? Provvisoriamente libero, momentaneamente non sposato. Musicista preferito? Bach, l'arte della fuga, la trovo sublime, oltretutto utilissima. Mozart, è stato il mio datore di lavoro per molti anni. Favorevole o contrario all'indulto? Favorevole, dipende dai casi. Al lockdown? Contrarissimo. Queste case piene di gente, la polizia che ti ferma a ogni angolo di strada. Noi professionisti, liberi professionisti, siamo sempre i più penalizzati. Penso sia stato necessario. Alle app per monitorare gli spostamenti? Contrario. Potrebbe essere utile. Alle mascherine? Beh, favorevolissimo. Ce ne sono di favolose, nere, tipo passamontagna, utili per ogni tipo di lavoro. Beh, credo siano necessarie in questo momento. Cosa l'affascina di più in una donna? Gli occhi come due gemme come occhi. La pazienza. E la sua donna ideale? Eva Kant. Eva Kant. La prima cosa di cui si occuperà alla fine della quarantena? La prima casa di cui mi occuperò a fine quarantena è la casa di un avvocato. Pare sia piena di cosine molto interessanti. Avevo detto cosa, non casa. Non stiamo a sottilizzare. Incrocio le dita su un concerto, un'opera in forma di concerto a Roma quest'estate. Nicola. Cognome. Ulivieri. Professione. Cantante lirico. Stato civile. Musicista preferito. Favorevole o contrario all'indulto, al lockdown, alle app per monitorare gli spostamenti, alle mascherine. Cosa l'affascina di più in una donna? La pazienza.